E Come ci ha anche detto senza più il Taverti. consigliere federale, quindi questo è un altro aspetto che insomma porterà Tavecchio a controllare più direttamente, diciamo, quello che potrebbe accadere all'interno del calcio femminile. Però ecco, il commissario doveva togliere il diritto di veto, l'ha fatto e adesso, sempre in riferimento al discorso della presenza di Nicchi all'interno del Consiglio federale, Se le leghe si adesso uniscono. le leghe hanno la possibilità di unirsi, raccogliere il 75%, che comunque è molto alta come soglia, raccogliere il 75% di voti in un'assemblea costituente, diciamo così, un'assemblea statutaria e togliere il diritto di voto al presidente degli arbitri in Consiglio federale. Perciò si potrebbe Perciò, Noroboros, no? beh, Il cane che si morde comunque la il coda. commissario ha dato modo alle componenti del calcio di far valere una maggioranza schiacciante, perché è impossibile pensare che un 1 o un 2% Possa bloccare possa tutto. bloccare tutto. È assurdo. Anche all'interno cioè della stessa componente, cioè perché la clausola del diritto di veto vale all'interno Sì. della stessa componente, basta una minima parte di una componente per far saltare tutto, quindi veramente l'1 o il 2% sul totale farebbe saltare tutto quanto e qualsiasi decisione. Era assurdo, è stato tolto, meno male, e magari adesso potremo vedere qualche riforma veramente innovativa per questo calcio. Basta, insomma, come ha detto il presidente Magalli, servono le persone giuste per far valere le leggi E giuste. queste sono le persone giuste, poi chiudiamo. Queste sono le persone Velocemente. giuste. Non so, forse non tutti. Forse non tutti. Allora, l'appuntamento è a martedì prossimo con Fuori dalla Mischia. Ringrazio Flavio. Grazie a te Massimiliano, grazie a E tutti. salutiamo Filippo. Sì, e lo aspettiamo, insomma, questa sua veste nuova con Sì. questo suo tricotico, insomma. Sì, Innalzamento. esatto. Ringraziamo anche Rita Alessia Luisi dalla regia. Arrivederci a martedì prossimo. Arrivederci. La trasmissione è stata offerta da Bindi.